Benvenuti Lupetti nel mio nuovo Let's Play dedicato a Pokken Tournament per Nintendo Wii U. Hey, nice to meet you. I'm Nia. Piacere di conoscerti, mi chiamo Nia. Sono uno degli allenatori qui a Ferrum. Noto con il mio fidato partner Weevil. Hai mai visto un Pokémon così adorabile? Adesso è lì che dorme, non facci troppo caso. Ho sentito dire che sarebbe arrivato un nuovo allenatore. Promettente, sei per caso tu? Che ne dici se ti faccio la guida? Bene, prima di tutto ti do il benvenuto alla lotta Ferrum. Qui a Ferrum assaporerai il brivido di lottare. Brivido di lotte uno contro uno, alle quali parteciperai con l'aiuto di un Pokémon. Dopo la registrazione riceverai il tuo lotta più. Ha una pietra di risonanza e equipaggiata e ti permette di comunicare con i Pokémon durante la lotta. Parleremo di queste cose più tardi. Ti aspettano delle nuove esperienze, chissà quale sarà il tuo percorso da allenatore. Per questo problema ci sono io ad assisterti, tu cerca di divertirti. Bene, procediamo con la registrazione, ok, allora mettiamo il mio nome. Con il Wii U Gamepad. Ok. Qua possiamo scegliere quale avatar scegliere. Io di solito sempre sul predefinito. Cambio di solito solo gli occhi perché ho gli occhi verdi. Ci sono gli occhi verdi? Questo è un verde, ok. Con la citazione, sì. E possiamo scegliere dei Pokémon. Io direi che voglio cominciare con Lucario. Quindi cominceremo con Lucario. Proveremo ogni singolo Pokémon e poi vedremo. E ti ho dato questo Pokémon come partner. Te vuoi continuare? Sì. Questa in cui ci troviamo adesso è la regione di Ferrum. Un'enorme isola circondata dal mare. Le lotte Ferrum sono molto popolari qui. I tipi di lotta cambiano da città a città. Cercherò di spiegarti brevemente quali sono. Prima di tutto, al momento ci troviamo nel borgo vecchio di Ferrum, conosciuto anche come la tua città. Qui potrai consultare i dati delle lotte e cambiare le impostazioni. Non ti preoccupare, ad ogni tuo spostamento ti spiegherò tutto quello che c'è da sapere. Qui, allo stadio Ferrum, si disputa la Lega Ferrum. Questa è una modalità giocatore singolo nella quale lotti per la vittoria della Lega ufficiale. La prossima è Telluria. Qui potrai lottare contro la CPU. Quando vuoi giocare contro qualche amico dirigiti verso l'isola Selene. Puoi usare il gamepad e un controller aggiuntivo per lottare. Nella città di Neos potrai sfidare giocatori di tutto il mondo in lotta online. No, non è più possibile, almeno credo. Sì, perché con la chiusura dei server, sì, non è più possibile. Ah, sto per dimenticarmi di un luogo molto importante. Nella città di Tekken, allenamento, potrai imparare tutto ciò che c'è da sapere sulle lotte e allenarti. Ti condurrò passo dopo passo nel tutorial. Forse ho parlato troppo, ma credo di averti spiegato tutto. Comincia da dove vuoi. Ti consiglio però di visitare la sezione allenamento della città di Tekken e partire dal tutorial. Beh, sì. Adesso, almeno in questo episodio, si chiamerà proprio tutorial. E quindi oggi faremo il tutorial. Voglio fare minimo 3. E poi vedrò se fare gli ultimi nel secondo episodio. Quindi tutorial 2 e una cosa del genere, tipo una cosa così. Qui puoi imparare tutto ciò che c'è da sapere sulle lotte Ferrum. Ed allenarti liberamente. Nel tutorial ti insegnerò a lottare partendo dai fondamenti. Allenamento libero ti permette di fare pratica scegliendo le condizioni che preferisci. Ti consiglio di seguire prima il mio tutorial.
Ok. Puoi usare il menu di pausa più durante la lotta per controllare la lista di mosse del Pokémon. È molto comoda, ti consiglio di usarla. Abbiamo al momento allora tutorial. Abbiamo al momento 3. Abbiamo allora basi della lotta, lotta pratica e lotta avanzata. Io direi cominciare basi della lotta. Sì, andiamo con Lucario. Anche se però Blaziken. Vabbè, vediamo. In questo corso ti insegnerò i movimenti base del gioco. Dove possiamo partire? Muovere il tuo Pokémon. Semplice. Molto bene, la prima cosa che da insegnarti sono i movimenti base. E non ho finito di leggere, ok? Ma lui ci dice di usare anche questi qua. Ma io userò la levetta sopra, che mi trovo più comodo. Ok, salto. Ammetto che non mi sono mai trovato tanto comodo con i comandi di questo tipo di gioco. Ok, andiamo. Usare un attacco a proiettile. Adesso ti insegnerò come effettuare un attacco. Premendo Y potrai effettuare un attacco a distanza. Gli attacchi a distanza si chiamano attacchi a proiettile. Prova. Ok. Usare un colpo da insegnamento. Insegnante è una cosa così che c'era scritto. Allora, premi ripetutamente. Allora, così facendo potresti. Ok, non sono abbastanza veloce. Premi inizio ripetutamente. Ok, semplice. Sì, sì, continua così. Cos'è una fase? Bene, ora parliamo di cose serie. Ogni lotta è composta da due fasi distinte, chiamate fase panoramica e fase di duello. La fase in cui troviamo adesso, ossia l'inizio della lotta, è la fase panoramica. Questa invece è la fase di duello. La fase attuale viene visualizzata qui. Ok, in basso a destra. Ti stai chiedendo come cambia la fase di gioco? Allora, mettendo a segno certi attacchi puoi cambiare la fase di gioco. Guardiamo un esempio. Prova a passare alla fase di duello. Prova a colpire l'avversario con questo attacco. Ok. Perfetto, hai cambiato la fase. Come muoversi in fase di duello. Durante la fase di duello puoi arrecare ingenti danni all'avversario, ma la lotta in mischia comporta anche dei rischi. In altre parole, chi decide qui... Allora, devi però fare attenzione, un attimo. I comandi sono leggermente diversi, ok? Esercitiamoci sui comandi della fase di duello. Ok, un po'. Premendo il pulsante più due volte di seguito in avanti. Ok, cos'è? Pulsante più? Ah no, che sarà questo allora, ok? Bene, direi che così può bastare. Tornare alla fase panoramica. Metti segno di attacchi sul tuo avversario e tornerai dalla fase di duello alla fase panoramica. Ok, quindi YB. Perfetto, ho capito. Portando a segno diversi attacchi. Ok.
tornerei alla fase panoramica. Mi sembra una persona intelligente, credo avrai capito che la lotta prevede l'alternanza tra la fase panoramica e la quella di duello, sì. Inoltre, quando provochi un cambio di fase riceverai un piccolo bonus. Intendo dire che l'indicatore di risonanza si riempirà. Ok. Per la mega evoluzione. Sì, è la mega evoluzione quella, sì? Sì, sì, dovrebbe essere così. Ti parlerò dell'indicatore di risonanza più tardi. Molto bene, mi fai fare qualcosa. Le parate, ok. Ah, mi ero scordato di dirti una cosa importante. Premendo R puoi parare. Con le parate puoi proteggerti da quasi tutti gli attacchi del Pokémon avversario. Forza, prova a parare un attacco. Ti ho premuto R e andrà tutto bene. Ok. Subirete sì un po' di danno, però il danno è minimo. Se sei in difficoltà premi R non te lo dimenticare. Ok. Un'alta risonanza. Bene, ora guarda questa parte dello schermo. Questo è un indicatore di risonanza. Questo di risonanza si riempie mettendo a segno o subendo degli attacchi. Entra in ultra risonanza. Il Pokémon è entrato in ultra risonanza. Durante l'ultra risonanza il tuo Pokémon diventa molto potente. Scatenati con l'ultra risonanza, ok. Ultra attacco. Durante l'ultra risonanza puoi usare l'ultra attacco una sola volta. Prova a sferrare un ultra attacco. Ok, L e R insieme. Se va a buon fine, arrecherai moltissimi danni all'avversario. Non lasciate sfuggire questa opportunità. Ok, ci abbiamo messo in totale quanto? Un quarto d'ora? Sì, ne faremo al massimo ancora massimo due. Poi magari ci concentreremo un po' con la Lega Ferrum. Poi vedremo se fare poi il secondo tutorial più avanti. E cambiamo Pokémon. Voglio usare Blaziken. In questo corso ti insegnerò le nozioni fondamentali per affrontare una lotta e delle tecniche da usare. Usare un proiettile frontale. Premendo questi pulsanti potrai sferrare un attacco a distanza in avanti. Questo è uno degli obiettivi della fase panoramica. Ho stato via un dialogo, prova a mettere a segno un proiettile frontale. Ok, quindi così. Usare un attacco volante. Premendo inizio durante un salto mentre ti trovi nella fase panoramica eseguirai un attacco volante. Se l'attacco va a segno si verificherà un cambio fase. Questa tecnica è perfetta quando hai schivato l'attacco dell'avversario con un salto. Ok, me lo fa provare. Ok. Allora, un attimo. Allora, allontanati un po'. Le Poke Combo. Se durante la fase di duello colpisci l'avversario con Y, continui a prendere brutalmente Y. Ok, questo era intuibile. Che devo sempre tenere premuto. Colpisci più volte di seguito l'avversario per effettuare una combo. Questa è una Poke Combo. Ok. Prova a sferrare una Poke Combo, ok. È abbastanza intuibile quando lo colpisco ripetutamente con Y, devo sempre premere Y. Segni un Poke Combo che puoi mentre stai ancora premendo, vabbè, ciao. Grazie al contro attacco potrai assorbire l'attacco dell'avversario e sferrare uno
a tua volta. Utilizzalo al momento giusto per rispondere all'attacco ricevuto. Ok. Un attacco può essere sferrato sia durante la fase panoramica che durante la fase di duello. Ok, quindi abbiamo detto con Y e A. Prova a contrattaccare l'attacco dell'avversario. Allora, no, Y e A, ok. Ok. No, aspetta. Dai, Lucario. Allontaniamoci un po'. Dai. La presa, una delle mie mosse preferite. La presa ti permette di afferrare l'avversario e colpirlo ripetutamente. Con la presa puoi neutralizzare le parate dell'avversario. Ed ecco perché prima ci hanno detto che la parata copre quelli tutti gli attacchi. Sì, la presa è anche in grado di vincere sul contrattacco. Quindi lo scudo, lo scudo... È vulnerabile alla presa. Non mi ricordo se anche con l'urto di risonanza. Contro gli attacchi di base invece non è particolarmente efficace. Provo ad usare la presa contro l'avversario. Ok, Y più B. Molto bene. Il triangolo degli attacchi. Il contrattacco vince sull'attacco di base. Ok, Y e A. La presa vince sul contrattacco. Y e B. Per finire l'attacco di base vince sulla presa. Quindi Y. Il rapporto di forze fra questi tre attacchi forma quindi il triangolo degli attacchi, simile al gioco carta forbice-sasso. Quindi attacco base, batte presa, presa, batte contrattacco, base, batte attacco. Chiamare il Pokémon di supporto, mi sembra che si faccia con L. Chi viene visualizzato lì, quindi noi abbiamo Greninja, sì. No? Il creatore di supporto si riempie con il passare del tempo. Negrincia, forse mi viene in mente il nome. Quando l'indicatore di supporto è pieno, potrai chiamare il Pokémon di supporto premendo L. Ti aiuterà durante la lotta utilizzando la sua mossa Pokémon. Chiama il Pokémon di supporto. La schermata della tattica. È possibile cambiare il Pokémon di supporto prima di ogni round nello schermo della tattica, sì. Scegli uno dei due Pokémon di supporto della tua squadra di supporto. Allora, scegli un Pokémon di supporto e puoi effettuare una scelta in ogni round. Allora, in poche parole noi scegliamo sempre, prima di cominciare un round, due Pokémon aiutanti, che sono sempre in squadra. E possiamo sempre cambiarlo ogni volta che vinciamo o perdiamo. Tipologie di Pokémon di supporto. Tra gli effetti dei Pokémon di supporto troviamo l'attacco, il disturbo e il potenziamento. Pokémon di supporto, quindi attacco, disturbo e potenziamento. Sono per di più sul fatto, secondo me, meglio quelli di attacco, però. E sono quelli che vengono in nostro aiuto. Il Pokémon di supporto di tipo disturbo ti vengono ad aiutare quando vuoi ostacolare il movimento dell'avversario. Invece quello di potenziamento ti permette di potenziare il tuo Pokémon o di ripristinare i propri PS, quindi i punti vita. Scegli un Pokémon di supporto che rispecchia il tuo stile di gioco e assicurati di usarlo al momento giusto. Gli stati. A volte, dopo aver usato un Pokémon di supporto, i Pokémon in campo potrebbero cambiare stato. Gli stati possono essere di due tipi, positivi o negativi. Prendiamo i primi stati positivi. Quando sei sotto l'influenza di uno stato positivo, ottieni un qualche tipo di vantaggio. Quindi attacchi positivi, avremo attacco più, difesa più e velocità più.
Per esempio, lo stato positivo dato da Ivy aumenterà temporaneamente il tuo potere d'attacco. Ora passiamo agli stati negativi. Se subisci uno stato negativo sei momentaneamente in svantaggio perché avremo attacco meno, difesa meno e velocità meno. Per esempio, se subisci l'attacco di Emolga, la tua velocità diminuirà temporaneamente. Impara a sfruttare bene gli stati per portare le sorti a tuo vantaggio, quello che sia stato scritto. Il sostegno. Da un round e l'altro ti offrirò il mio sostegno. Si attiva da un round e l'altro. Puoi aumentare l'indicatore di risonanza, ricaricare l'indicatore di supporto e altro. A secondo del risultato del round, l'indicatore di supporto e l'indicatore di risonanza potrebbe aumentare. Il sostegno può avere diversi effetti. Esistono abilità di sostegno che si attivano dal primo round e altre che hanno effetti speciali. Quando viene in possesso di una nuova abilità di sostegno, prova subito a usarla. Energia di risonanza, vediamo un po'. A volte durante la fase panoramica si formerà l'energia di risonanza. Cosa ci fa l'energia di risonanza? Quando l'energia dell'indicatore di risonanza aumenta, quindi lo riempiamo. L'energia svanisce dopo un certo periodo di tempo. Quando si forma energia nell'arena, ti conviene raccoglierla, perché ha solo un tot di tempo. Ok, vieni a me. Ultimo. Benissimo. Il punto in cui compare l'energia può cambiare a tutti gli effetti le sorti della lotta. Mosse consigliate. Qui ti presenterò le varie mosse consigliate per ciascun Pokémon in campo. Perché non puoi eseguire questa mossa? Quindi, levetta su e A. Quindi usiamo calciardente, ok. Tre volte, non me lo faccio ripetere. La prossima è questa. Allora, la prossima è la baldeali, quindi giù e così. E per finire questa. Ah, Inadia e Calcinvolo, allora. Tutorial completato. Faremo ancora solo più un tutorial. Lo dico già qua della lotta avanzata. Poi cominceremo alla fine deciso con la prima lega. E poi vedremo quando fare i prossimi tutorial. Non voglio usare Sceptile. Anche se ha velocità diminuita. O no? Ah no, come l'ho detto, lui è tipo velocità. Ok, ho capito solo adesso una cosa che dovevo capire anni fa quando comprai il gioco a 2 euro solo il disco. Ma sì, dai, proviamo lui. In questo corso insegnano alcune tecniche di lotta molto utili. Accovacciata. Durante le fasi di duello puoi accovacciarti premendo il pulsante più verso il basso. Ok, più che il pulsante più la levetta. Così. Durante l'accovacciamento puoi eseguire un attacco veloce premendo Y. Premendo invece X puoi sferrare un attacco in grado di atterrare l'avversario. Ma mettersi in un attacco durante un'accovacciata. Scegli tu quello che vuoi in poche parole. Allora, mettiamo via un po', ok. Provare questo. Ok. La posa alta. Premendo il pulsante
levetta verso l'alto, il Pokémon si mette in posa alta. Chiamerò anche quelli pulsante più. Rassegnatevi. Premendo Y quando sei in posa alta potrai rispondere ad un attacco volante. Premendo X quando sei in posa alta potrai schivare gli attacchi bassi. Prova a sferrare un attacco in posa alta. Ok, quindi. Ok, perfetto. Caricatore, caricare il contrattacco. Per caricare il contrattacco te l'ho premuto X più A. Ci vorrà un po' di tempo, ma sarai in grado di arrecare più danni e avrai maggiori possibilità di realizzare una combo. Caricando il contrattacco puoi respingere gli attacchi dell'avversario più a lungo. Prova a caricare un contrattacco. Ok, X più A. Mi attacchi per vedere se riusciamo a fare quella parata col contrattacco e no, ok. Annullare un contrattacco. Se usi la pulsantiera più e R durante un contrattacco potrai interromperlo. Ok, quindi pulsantiera così. Allora, questa operazione si chiama annullamento. Puoi usare il contrattacco per respingere gli attacchi avversari e poi interrompere la mossa. Ok, quindi R più quello. Ok, capito. Proviamo un po' ad annullare un contrattacco. Allora, così. No, allora, ok, primo annullamento. No. Allora, così. Ok, no, ho fatto. Ah no, peccato, non hai comprato le... Ok, andiamo avanti. Dai, uno, due li ho fatti. L'attacco perforante. Vediamo un po'. L'attacco perforante è un attacco particolare che non può essere bloccato con un contrattacco. I contrattacchi caricati al massimo diventano attacchi perforanti. La tattica migliore per evitare i contrattacchi è prendere l'iniziativa e attaccare per primi. Se sei in fase panoramica ed effettui un colpo ad inseguimento, puoi farlo diventare un attacco che non ho finito di leggere. Alzarsi da atterrati. Quando è atterrato il Pokémon e inoltre il Pokémon si rialzerà da solo. Ok, non mi fai finire di leggere, cavolo. Questa però è un'occasione di offensiva per l'avversario. Fai attenzione. I danni imparata. Non ce la faccio più anche la gola secca. A seconda dei tipi di attacco è possibile subire danni anche durante una parata. Quello che vi ho detto prima, si subisce un minimo di danno. Questi sono detti danni imparata. Ricorda però che non è possibile essere messi KO a causa dei danni da parata. La neutralizzazione della parata. Se continui a parare gli attacchi dell'avversario, il colore della parata inizia a diventare rosso. Che alla fine è una cosa. E alla fine subirai la neutralizzazione della parata, un po' come in Super Smash Bros. Quando viene inflitta una neutralizzazione della parata, si rimane. Ok. Il tempo necessario per subire la neutralizzazione della parata varia da Pokémon a Pokémon. Per parata è molto importante, ma occorre fare attenzione alla sua neutralizzazione. Aspetti positivi dell'ultra risonanza. Quando sei in ultra risonanza, subire alcuni colpi di lieve entità non... Ok, beh. Perciò puoi avvicinarti per colpire l'avversario senza preoccuparti dei suoi attacchi e proiettili. Proiettile. Ok.
Prova a eseguire un colpo ad inseguimento mentre l'avversario sferra un attacco a proiettile. Se il tuo avversario è in ultra risonanza, puoi destabilizzarlo con un attacco potente premendo Hits. Oppure puoi tentare di ostacolarlo con una presa. Le combo. Puoi eseguire una serie di attacchi concatenati. Questa si chiama combo. Puoi eseguire una combo semplice. Ok. Non ci vuole imparare subito le combo più difficili, puoi provarne diverse dopo aver preso padronanza del sistema di lotta. Differenze tra Pokémon. Hai già notato che i PS dei Pokémon in campo variano da uno all'altro, vero? Anche la velocità di cui si riempie, l'indicatore di risonanza e la durata dell'ultra risonanza riferiscono un Pokémon da un Pokémon all'altro. Differente a Pokémon in campo, allora, bassi, medi e alti, quindi abbiamo un Gengar che ha bassi. Sorprendente, differenze tra livelli. Ci sono svariati livelli e dimensioni e la forma dell'arena cambia leggermente da una all'altra. Dimensioni arena abbiamo piccola, media, grande e poi abbiamo la forma arena che è circolare oppure ovale. Ogni Pokémon in campo ha i suoi punti forti e deboli, quindi dovrai cambiare il tuo stile di lotta in base alle occasioni. Il livello abilità. Il livello abilità del tuo Pokémon in campo aumenta lottando. Con l'aumento di un livello otterrai punti abilità, usali per potenziare le abilità che preferisci. Con l'aumentare del livello abilità del tuo Pokémon potrai assegnare i punti abilità. Ok, man mano che le abilità salgono di livello otterrai svariati vantaggi. Voglio un attimo mettere in pausa perché voglio specificare che i punti abilità saranno dati a singoli Pokémon. In poche parole non saranno uguali per tutti. Ogni Pokémon comincerà dall'1 e andrà poi quanto lo potenziate voi. Ricorda che puoi distribuire punti abilità nella selezione. Ok, abbiamo finito il tutorial, non ci credo. Il fatto è che adesso che ce ne sblocca altri due, ma per il momento non ho intenzione di farli, utenti. E poi abbiamo anche poi l'allenamento libero, il dojo delle mosse e il dojo delle combo, ok. Io direi che per questo primo episodio sia anche abbastanza noiosetto, quindi basta così. E direi che nel prossimo episodio cominceremo la Lega Ferrum. Quindi vi aspetto nel prossimo episodio. Ciao lupetti!